Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Beholder. Allora, nello scorso episodio c'era successo un po' di tutto. Ci eravamo tolti dalle balle Capitan Findus senza pagargli i soldi che dovevamo. Nostro figlio voleva emigrare all'estero, ma non ci abbiamo soldi da dargli, quindi resterà a casa a spaccarsi il culo nelle miniere. Abbiamo un nuovo inquilino che qualcuno ci ha ricattato affinché lo truffassimo e ha minacciato la nostra famiglia se non lo facciamo. Ci hanno consegnato un misterioso pacco da consegnare a un giovane con un nome abbastanza bizzarro. Cioè, insomma, sto gioco non ci sto capendo una mazza, qualcuno mi aiuti. E vabbè. Buona visione. Ok, era così dopo tanto tempo su Beholder. Allora, avevo un po' di quest. Ah, c'era anche la signora che non riusciva a dormire, vero? Cerchiamo di ricapitarci un attimino. Vabbè. Ah, siamo un pochettino più indietro. No, perché ho visto Capitan Findus che tornava in qua. E il gioco ogni tanto salva un po' quando cavolo gli pare. Io comunque me ne sto tranquillo qua sotto finché Capitan Findus non si leva dalla minchia. Allora, c'avevamo l'insegnante, questa signorina qui, che aveva problemi di insonnia. Vediamo se riusciamo a recuperargli delle troche. Buonasera, il venditore illegale. Se ricordo bene, aveva qualcosa per dormire? Non so, non c'è troche. Le do del whisky, si addormenta tutta imbriaca. O del vino. No, il venditore non ha nulla che possa aiutarci a far dormire la signora. E vabbè, vediamo se qualche altro coinquilino potrebbe aiutarci. Allora, vedo che il giovane è tornato. E a sto punto potrei provare a dargli la scatola, anche se non sono obbligato a farlo subito. E fra le altre cose potremmo anche tentare di riparare uno degli appartamenti, visto che i soldi li abbiamo, per tentare di farci entrare quell'inquilino, quello che aveva vinto la lotteria, ovvero il signor Leo Gvizdek, madonna santa. Anche perché è l'unico inquilino che possiamo ospitare al momento. Perfetto, e ci ha pagato lui stesso i 500 dollari. Mi sento un po' schifoso a doverlo truffare, ma vabbè. E infatti loro ci daranno 5.000 dollari per convincere il signor Gvizdek a investire nella ditta quella che produceva carne, quella tipo la Simmental, quella roba lì. Ed ecco qua il signor oh mio Dio, è grande e grosso. Io devo convincere sto tizio qua, questo mi spara in faccia. Ma porca di quella porca. Buon salve, cazzo quanto è grosso, benvenuto. No, io ho paura di questo signore. Signor Zizzek. Signor lei? No, niente, non mi caga. Allora, io intanto gli busso. Speriamo che lui non mi bussi sulla faccia a suon di pugni. No, io ho paura veramente di quest'uomo. Vediamo se cosa ci servirà mai per convincerlo. Magari vuole solo della cioccolata. Magari un abbraccio perché è una persona incompresa. Salve, buongiorno. Mio nome è Carl e gestisco questo edificio. E io la ringrazio in maniera molto rispettosa per avermi accolto fra i suoi inquilini. Oh, ma che persona educata. Mi sento uno schifo doverlo truffare. Mi chiamo Leo... Ma basta con sti nomi strani. Starò qui per un po' di giorni perché devo occuparmi di una questione abbastanza importante. Presumo si tratti della lotteria. E cosa l'ha portata qui a Elmer? Ah, non sapevo il nome della città, si chiama Elmer. Guardi, mi sento fortunato per la prima volta nella mia lunga e difficile vita. No, mi sento molto schifoso. Ho vinto la lotteria, yay! E sono venuto alla cerimonia di premiazione. Oh, sono contento per lei. Chiedigli della città, non gli chiedo subito della lotteria, non voglio attirare l'attenzione. Che cosa ne penso della nostra città? Mi piace molto, ci sono così tante fabbriche. Ah, questo, che bello le fabbriche. Quando vado in una città, Cristo, te la giudico in base al numero di fabbriche di inquinamento locale io. È proprio vero che Elmer è la città dei tubi. Ok, contento lei. E mi sono fatto anche un bel giro turistico dell'industria che si occupa della manifattura di strumenti. Ah, ci possono insegnare talmente tante cose. Ok, sto tipo è strano. E lei crede veramente che i tubi della fabbrica siano ok? Ma certamente, finché fuma, si può dire che la fattoria, che la fabbrica sia operativa. Questo significa che le persone stanno lavorando, che lo stato diventerà più ricco e la qualità della vita migliorerà. E anche no, da quello che ho visto fino adesso, eh. Salve, buongiorno, gliela butto là al discorso della lotteria. Ma come intende spendere le sue vincite? Sa, sono veramente combattuto. La casa di mia sorella è bruciata recentemente. E lei e la sua famiglia vivono molto vicino al confine. Probabilmente c'è una guerra fra questo stato e un altro. E io vorrei che potessero trasferirsi qui invece. Ma non ho famiglia. I miei colleghi sono praticamente la mia famiglia. E mi piacerebbe anche comprare delle nuove scarpe da lavoro. E magari anche una scatola per i miei attrezzi. No vabbè, questa è una persona semplicissima. Io sto cercando di truffarla. Sì, ma mi minacciano la famiglia. Non posso fare altrimenti, cacchio. E magari comprerò anche qualche regalo per le mie nipoti e i miei nipoti. Ho trovato addirittura un negozio dove puoi comprare cereali col miele e la frutta secca. No vabbè, cazzo, le grandi soddisfazioni della vita. Anch'io li adoro. Ma si ricordi, può comprare solo due pacchetti per volta. Che limiti di merda c'è sto stato. Due pacchetti? Allora farò un paio di giri. Ok, ancora non abbiamo fatto la richiesta strana al signor Gvizdek. Però mi fa strano, mi sa di persona buonerrima. Ma un porco di quella porca. Fulfilled Filth Flefflele. Come cazzo ti chiami, ciccio? Buongiorno. Chiedili di George Danton. Ah sì, George Danton è quel signore che era parcheggiato qui l'altra volta. Ah, mi ha salvato.
E oltre a quello posso dire che la mia vita sarebbe molto differente se non l'avessi incontrato. Ok, voglio fidarmi, gli do la scatola, so che me ne pentirò. Mi è stato chiesto di darle questa scatola. Perfetto, Danton non mi ha mentito. Ed ecco qua i soldi. E me ne andrò in un paio di giorni e... è il momento che io me ne vada. Ok, mi ha dato 3.000 dollari così solo per dargli la scatola? Davvero? Ragazzo, non è che c'era tipo una bomba dentro? Sperem bang. Oh, il nostro nuovo inquilino ci desidera. Aspetta che andiamo a vedere cosa diavolo vuole. Certo, comunque siamo ben lontani da avere i 20.000 dollari per nostro figlio. Questo è poco ma sicuro. Esimio signor Gvizdek. Ma cazzo, un nome normale ce l'avranno sti tizi. Con calma, mai nessuno che corra a rispondere alla porta quando gli bussano. Buon salve. Chiedigli che cosa vuole. Ha bisogno di qualcosa? Ho bisogno del suo aiuto, Carl. Devo andare agli uffici amministrativi domani. Ci sarà la cerimonia di premiazione. Sono una persona abbastanza semplice. Io lavoro in una fabbrica. Non ho mai posseduto una giacca. Ho comprato solo una giacca alle pompe funebri, ma non c'era alcuna cravatta. Minchia l'allegria. E anche i negozi locali non hanno cravatte. Il venditore è illegale, ho visto che aveva delle cravatte. Non vorrei dire una stronzata, o forse gliel'ho venduta io per errore. Mi potrebbe aiutare a trovare una cravatta? Andrà bene una di qualunque tipo. Non me la sento di andare a fare ancora compere. Penserò a qualcosa, non si preoccupi. Sono sicuro che lei sarà di grande aiuto. E ovviamente la pagherò. Ma è una persona buonerrima. Il venditore illegale se n'è andato. E in casa di qualche inquilino sono sicuro ci fosse cravatta. Il problema è che devo aver tipo svaligiato le case di tutti. Do giusto un'occhiata veloce. Qua non c'è nessuno. Il vecchio dov'è? Il vecchio è di sotto. Potrei provare a vedere. Gli rubo una cravatta veloce. Se mi arrivano proprio adesso ci vuole sfiga, mi riferisco alla pula. Volevo dire, se arriva proprio adesso la pula ci vorrebbe la sfiga della vita. Vediamo. Aspetta che tengo d'occhio la situazione, che casomai devo fare la mega fuga della vita. No, ovviamente non c'ha neanche una cristo di cravatta. Ah, è vero che avevo un attimino svaligiato la casa delle genti l'altra volta. Ups. Mi ero dimenticato, mi sa che non si sono accorti, però proprio no. E ancora non ho trovato la pistola del vecchio. Avevamo visto qualche episodio fa che ne aveva una. Niente da fare. Ok, il vecchio se ne sta uscendo, quindi dovrei poter perquisire la casa con maggiore sicurezza. Dimmi che non arriva la moglie proprio adesso, che tiro i peggio porchi. Veloce a cercare. Niente, hanno un po' di tutto, ma nulla di compromettente. E ma purtroppo non hanno nemmeno quella benedetta cravatta. Dai, una cravatta ce l'avrai da qualche parte. Ma porca di quella porca, niente da fare. Anche la professoressa sta uscendo di casa per andare a mangiare. Mi arrischio un attimino. Voglio ancora, non mi fido di quella donna. È troppo strana, ok, che ha detto che aveva il marito che ha usato violenze su di lei. Ma preferisco controllare la casa, ovviamente tenendola d'occhio, perché se risale ci farò un po' una figuraccia di merda. Se invece la professoressa ha una cravatta mi spavento un attimino. No, un po' di alcol e un orologio. Oh, niente, nessuno che abbia una crisbio di cravatta. A quanto pare si sono estinte le cravatte da ste parti. Toh, guardo della prima pianta che c'è dietro la porta. Magari quella della pianta ha una cravatta, che cavolo ne so. Niente, neanche la pianta. Oh, il nostro inquilino qui è un attimino triste. Come mai? Deve andare tipo a fare il terrorista domani? Oh, il nostro venditore illegale. Buongiorno venditore illegale. Lei sicuro c'ha le cose che mi servono. Buon salve. E effettivamente c'ha una cravatta verde per... vabbè, la cravatta blu mi costa 3.000 dollari? Ma davvero? Senti, prendo una cravatta verde che non costa un cavolo. Ma dimmi te, guardi, proprio una semplice cravatta e tanti saluti. Nostra moglie ci stracciava la minchia per avere quella cavolo di radio. Costa un botto, 2250 dollari, ma visto che abbiamo ottenuto un po' di denaro, gliela voglio comprare, voglio essere un buon marito. Moglie, dove sei? Dov'è la moglie quando serve? Moglie, ti ho comprato la mega radio, porco cane, un po' di rispetto e un buon salve, me lo merito almeno. Ah, la moglie sta dormendo, siamo nel cuore della notte e non mi ero accorto io. Ok, dovremmo aspettare domani mattina, a quanto pare. Ah, spiando a caso ho visto il vecchio che stava bevendo. Porco cane, però non sono riuscito a inquadrarlo in tempo. Mi era venuto il pallino perché mi è sparito dall'inquadratura il bastardo. Potrei mandarlo via perché è un ubriacone molesto. Molesto perché mi staccia il cazzo a me. Buongiorno signora, non stavo assolutamente spiando dalla sua porticina. Ma proprio no. Aspetta che sento anche fridde lì come per cosa c'era nella scatola. E lei ha fatto quello che doveva fare, ora mi lasci stare. Mi creda, è nel suo interesse. Ok. Signor terrorista, guarda con che faccino mi va via. Guarda con che faccino mi va via. Maledetto giovine rompicoglioni. Nuovo messaggio. Oh Cristo, il telefono che suona. Il telefono che suona. Corri veloce che sennò ti fanno il culo a strisce. Arrivo. Buon salve. Buon pomeriggio Carl. Questo è George Danton. Guarda, me lo sentivo. Mi stracciavi il cazzo. E come ha ottenuto il mio numero? La nostra unità ha amici dovunque. Tutto quello che voglio da lei è una spiegazione a proposito della sua unità. Ho una famiglia. Devo sapere in che casini lei mi stia ficcando. Stiamo cercando di rendere il posto un mondo migliore, Carl. E la cosa è impossibile con l'attuale governo. E come lei sa, il governo attuale non vuole cambiare. Qual è il nome della sua unità? Il Movimento del Nuovo Domani. Perché sta cercando di essere sarcastico, Carl?
Potremmo anche diventare i migliori amici. E lei potrebbe ottenere i soldi di cui ha così disperatamente bisogno per la sua famiglia. E se io mi rifiutassi di fare affari con lei? E se io la denunciassi al rappresentante di quartiere? Carl, mi spiace informarla che un rifiuto da parte sua potrebbe portare a conseguenze molto, molto spiacevoli per entrambi. Le ripeto, abbiamo amici dovunque. Perfetto, mi sono fatto incastrare nella rivoluzione, lo sapevo io. Anche lui ha detto, lo sapevo! C'è sempre qualcosa dietro la sua chiacchiera a proposito di un migliore domani. Sa com'è? Per fare una frittata bisogna rompere qualche uovo. Lei ha due figli? No, non ho due figli, ciccio, ne ho uno, si vede che le tue informazioni non erano molto aggiornate. Tornando a lui, lei ha due figli e pertanto sa che cosa vuol dire sacrificare se stesso per il bene delle generazioni future. Ah certo, ma lei cosa deciderà, di sacrificare se stesso oppure qualcun altro? Me ad esempio? Non necessariamente, Carl. Tutto quello che deve fare è essere d'accordo ad aiutare il nostro movimento. Beh, non mi sembra che io abbia una possibilità di scelta. Che cosa volete da me? Trovi un appartamento nel suo meraviglioso edificio per il nostro fedelissimo compagno. Il suo nome è Antoine Grubig. Sarà nell'edificio per almeno una settimana. Ah, ok, chiediamogli della persona. Chi è questo tizio? Antoine è molto importante per la nostra unità. È il nostro specialista di stampa. E stamperà dei volantini che criticano lo stato dell'attuale governo. E noi le saremo in debito se ci aiuterà a nasconderlo. Stiamo pianificando un attacco alla fabbrica in un futuro non troppo lontano e abbiamo bisogno di quei volantini. Non funzionerebbe senza di essi. Mi descriva come lei vede lo stato del nostro paese. Devo sapere perché mi sto mettendo a rischio con lei. Ma ha davvero bisogno di una spiegazione, Carl? Lei sa praticamente tutto. Questo stato ha un totale controllo sulle persone. Le leggi limitano l'accesso a praticamente qualunque cosa e non c'è libertà di parola. Le persone tremano nei loro letti quando durante la notte sentono anche il minimo suono. Hanno paura che qualcuno venga nelle loro case e le porti via. E cosa mi dice del suo lavoro, Carl? Quale società normale riterrebbe che il suo lavoro sia appropriato? Ehi, io faccio solo il lavoro che mi hanno assegnato e non ho neanche una scelta. C'è sempre una scelta, Carl. Ci aiuti. I nostri figli vivranno in una società che non li metterà in carcere per le loro scelte. Sì, effettivamente ha ragione, ma Cristo, è ovviamente una scelta abbastanza difficile per un padre di famiglia come Carl. E a sto punto, giustamente, chiediamogli della ricompensa. Beh, diciamo che l'aiuti. Quanto mi pagherà? $3,000, sì, sto cazzo, non è niente. E questi sono solo per l'inizio della nostra collaborazione. Ho l'unica scelta che ho è dargli una mano, quindi... per quello che vedo, non ho una scelta. Antoine Grubig, vedrò cosa posso fare. Ottimo, Carl. Faccia attenzione. Perfetto. Moglie? Allora, a parte che mi stanno un attimino fregando con la rivoluzione, senti, ciccia, tieni la radio. Hai comprato una radio? Ho già scelto un posto dove metterla, nel tuo ufficio. Cioè, scusami, la compri per te e la metti nel mio ufficio. Sì, l'ho comprata, quindi smettila di rompermi le scatole, Anna, ecco la tua radio. Ti ringrazio. Alla frequenza 81.6 trasmettono sempre storie per bambini. Ci rendono tristi, ma le ascoltiamo comunque. Sì, certo che la bambina non c'è più. Wow, ascoltiamo storie per bambini che non ci ricordano la povera Marta che è deceduta mille episodi fa. Ma porca di quella porca. T'ho visto bere! T'ho visto bere, la professoressa stava bevendo. L'ho colta sul fatto. Oh, ful friffren. Se ne sta andando. Ful friffren. Buongiorno, lei se ne va con questo minimo di rispetto. È stato un piacere conoscerla. Non mi faccia gli attoppi attentati, mi raccomando, eh. Studi all'università. 100 euro che quello è morto di prossimi 5 minuti. Allora, vediamo di vedere se il nuovo inquilino, quello della della lotteria, è in casa. È in casa, buon uomo? Non lo vedo. Quindi, a sto punto io gli apro un attimino la porta di casa, ma giusto per controllare che sia tutto a posto, non perché voglio rubare qualcosa. No, vabbè, è un povero Cristo. Mi vengono i peggio sensi di colpa. Perché non sia tipo sotto a mangiare? Non riesco a vedere il menù, non mi rompere le palle. Teniamo la telecamera un po' più distante, si sa mai. E a sto punto acquisterei anche una nuova telecamera di quelle iper buone. Che ce l'ho già. Allora a sto punto non vale la pena. Gliela piazzo tipo qui. Così posso tenerlo un po' meglio sott'occhio. Vediamo com'è la telecamera. Se la metto qui. Ha un discreto raggio più che altro su questa sedia. Ma vabbè, meglio che niente. No, sto tizio veramente non c'ha nulla. Cioè, è fortuna che ha vinto la lotteria, perché quest'uomo non possiede veramente una ciolla di nulla. Ok, è tornato a casa ma vuole andare a mangiare cose. Io compro un'altra telecamera. Aspetta che mi avvicino qui, che se magari cambia idea e decide di venire qua. E gliela metto qui. Dimmi che vai a mangiare. Dimmi che vai a mangiare. Veloce Carl. Perfetto, fuori di qui. E facciamo finta di nulla. E anche questo appartamento è un attimino più controllato. Anzi, aspetta che gli porto la benedetta cravatta. Buongiorno, buon salve. Parla a proposito della cravatta. Ho trovato una splendida cravatta verde per lei. Le piace? Certamente, grazie Carl. Spero che $300 coprano tutte le sue spese. Per fortuna che non ho preso l'altra, che ne costava 10 volte tanto.
Oh, ok, meglio che niente, dai, ce lo facciamo amico pian pianino. E a sto punto io farei in modo che si trasferisca anche il nuovo inquilino, quello che ci hanno letteralmente costretto ad accettare. Allora, ripariamo l'appartamento, che non si sa perché dobbiamo ripararlo ogni volta che Cristofani si appartamenti, porca di quella porca. E ci facciamo trasferire... No, questo è nuovo. Anghie Rotar, senza lavoro 21 anni. Oh, c'è tanta gente nuova. Margaret Zauer lavora in libreria a 60 anni. Ok. Rowena Petrarca, 43 anni. Oh, wow, wow, sono successe cose. Perché? Perché ho perso tutta l'autorità? Wow, mi è andata giù tutta l'autorità, perché? Che diavolo è successo? Gioco? Oh, è scaduta la quest di nostro figlio. Che minchia è successo? Figliolo? Figliolo, dove minchia stai andando? No, figlio, parla con tuo padre. Come non vuoi parlare con tuo padre? Figlio, dove stai andando? Ma... Non ho capito, Patrick, non puoi andartene senza parlare con tuo padre. Patrick, un po' di rispetto, ricordati quella volta che ti ho pagato per andare con la figa al cinema e ti ho comprato anche i fiori. No, Patrick, non te ne andare, quant'è vero, iddio, so che ti rivedrò morto. 100 euro che ti rivedo morto. Figliolo, è stato un piacere conoscerti, mi stavi un po' sulle palle. Ma dimmi te, non c'è un minimo di rispetto per i padri? E Patrick se n'è andato. Oh, la moglie mi straccerà il cazzo a mille. Anche i coniugi se ne vanno. Dove vanno i coniugi Ranek? Ma perché nessuno mi dice le cose? Coniugi Ranek, dove cazzo andate? Buongiorno, neanche loro mi parlano. Ah, vi trasferite via, così. Ecco perché abbiamo tanti nuovi inquilini. Ok. E a sto punto facciamo trasferire dentro una delle nuove genti. E infine abbiamo quella Antoine Grubik, che effettivamente è quello che ci serve per il simpaticone del rivoluzionario. E farei anche trasferire questa tizia, perché sembra una persona tranquilla, lavora alla fabbrica. Oh, cos'è successo? Mi ha denunciato Ranek, il vecchio di merda! Perché ho cercato di ottenere accesso illegalmente ai documenti per Klaus Schimmer. E quindi mi hanno denunciato per $3,000! Il vecchio se n'è andato e mi ha denunciato! Vecchio di merda! Mami, pigli per il super buco del culo, il vecchio ha denunciato me alla fine! Bastardo! Bastardissimo! Niente, adesso mi servono i soldi, devo far trasferire dentro le genti. Allora, intanto facciamo trasferire la tipa lì, quella che vuole lavorare in fabbrica. Porco cane, se l'avessi beccato mentre beveva l'avrei denunciato io e me lo sarei tolto dai coglioni, il vecchio di merda. A saperlo, nostro gioco è di una bastardaggine incredibile. Cos'è? Nostra moglie è morta! No, nostra moglie è morta! E il telefono squilla! Perché nostra moglie è morta? Che cazzo succede? Dopo rispondo al telefono. Anna! Anna, che cazzo è successo? Anna? Anna, ti ho regalato la radio, sei morta! Oh, porca di quella porca! Rispondi a sto cazzo di telefono! Chiamata di emergenza del ministero. Ministero dell'ordine. Carl, ti portiamo triste notizie. Tuo figlio, Patrick Stein, ha preso parte a una rapina in banca ed è stato ucciso dalla polizia? Le nostre condoglianze. E dato che tuo figlio è minorenne, sei stato multato con $5,000 per i danni che ha fatto alla banca? Cioè, mia moglie si è suicidata perché mio figlio è andato a rapinare la banca perché io non gli ho dati i soldi per andare via? E io adesso devo pagare la multa dopo che mia moglie è morta? Ma che cazzo devo fare? Non ce li ho $5,000! Mi hanno appena fatto pagare $3,000 per la multa! Cioè, tutta la mia famiglia è morta, praticamente. Mi state prendendo per il culo? Ok. Se il gioco poteva finire male, è finito nel male peggiore dei modi. La figlia è morta di malattia. Il figlio ha deciso di rapinare una banca ed è morto. La moglie l'ha saputo probabilmente o perché le hanno telefonato o attraverso la radio. Che bello che l'ho comprato la radio. Grandissima idea, giusto in tempo. Grazie gioco. Forse l'ha saputo e tanti saluti. O ed è morta di crepacuore o si è suicidata. Uno dei miei coinquilini mi ha denunciato che quindi non ho avuto i soldi per pagare la multa. E quindi mi hanno arrestato e letteralmente sono morto anch'io. Io ho capito che Beholder fosse difficile, ma santo cielo, ha raggiunto nuove vette di bastardaggine. In teoria posso tentare di tornare a un salvataggio precedente, nostro figlio comunque se ne va, nostra moglie comunque muore, si suicida. E io che l'ho comprato anche la radio, io che l'ho comprato anche la fottutissima radio. Vabbè, in teoria posso tornare a prima di acquistare la radio, cioè c'è uno dei salvataggi, e tentare di salvare la situazione. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete che ricominciamo Beholder da capo, se volete che lo lasciamo qui, o se volete che proviamo ad andare un attimino indietro nel tempo, se mi passate il termine, e cerchiamo di salvare ancora questa brutta, brutta situazione. Porco cane, Beholder, stai veramente un gioco fetende. Quindi, anche per questo ipertragico episodio di Beholder è tutto. Lasciate un mi piace per continuare la serie, condividete video su Facebook per aiutare il canale a crescere e noi, speriamo, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!